Ora basta. È pronta a parlare. Vai, 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 il più veloce che sai. Son pan di zenzero, acchiapparmi non potrai. Sei un mostro. Non sono io il mostro qui, tu lo sei. Tu e il resto di quella feccia delle favole che sta avvelenando il mio mondo perfetto. Ora dimmi dove sono gli altri. Insuppami. Ho cercato di essere giusto con voi creature. Ora la mia pazienza ha raggiunto il limite. Dimmelo, oggi. No, i miei bottoni no. Non i miei bottoni commossi. Bene, allora, chi li nasconde? D'accordo, te lo dirò. Tu conosci l'uomo focaccina? L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! Sì, conosco l'uomo focaccina. Che vive nella farina? Beh, lei è sposata con l'uomo focaccina. L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! È sposata con l'uomo focaccina. Mio signore, l'abbiamo trovato. Che cosa aspettate allora? Portatelo qui! Specchio magico. Non degli niente. Sera. Specchio, specchio delle mie brame, non è forse questo il più perfetto di ogni reame? Beh, tecnicamente non sei re. Telonius, dicevi? Quello che intendo è che non sei re ancora. Ma puoi diventarlo. Devi solo sposare una principessa. Continua. Allora, siediti e mettiti comodo, mio signore, perché è il momento, questo, di conoscere le migliori scapolottine! Eccole qua! La scapolottina numero uno è una reclusa mentalmente pronunciata di un regno molto, molto lontano. Le piace il sushi e l'idromassaggio, volontà! I suoi hobby, cucinare e rassettare per le due sorelle cattive! Signori e signori, Cenerentola! La scapolottina numero 2 è una ragazza con la mantellina del paese delle favole. Anche se vive con 7 uomini non è una ragazza allegra. Basta baciare le sue labbra morte e congelate per scoprire che si scalda subito. Coraggio, bel applauso per Biancaneve! E infine, ma non meno importante, la scapolottina numero 3 è una rossa focosa che è un drago sorveglio in un castello circondato da lava bollente. Ma questo non deve raffreddarti, è una bomba a cui piace la pigna colada e la banana lambada. A te per essere salvata, la principessa Fiona! Allora, quale scegli? Scapolottina numero 1, scapolottina numero 2 o scapolottina numero 3? La 3! La 2, la 3, la 3, la 3! Scegliete la 3, mio signore! Va bene, va bene! La numero 3! Lord Hogwarts ha scelto la principessa Fiona. Principessa Fiona. È perfetta.